Cristo. Carissimi fedeli, carissimo signor Sindaco, non è festa patronale perché la patrona di questa chiesa è Santa Caterina d'Alessandria, ma è una festa tanto cara a questa terra, quella di Savò. La statua che voi vedete probabilmente d'inizio Seicento, se non più antica, testimonia di un antico culto che qua giaceva verso questo santo del XIV secolo. Poi nel 1872 fu costruito l'altare e in quegli anni si ottenne il permesso nella domenica susseguente, il 16 di agosto, la prima volta il vescovo concesse per un anno di farlo, visto che si addensavano pericoli di malattie in questa terra, si domandò di poter portare in processione la statua del santo. Così è cresciuta di anno in anno, poi nel Novecento, questa devozione e questo culto che è testimoniato da questa festa, che anche oggi faremo. E San Rocco è il grande santo taumaturgo, colui che ottiene le grazie di guarigione da parte del Signore, bisogna dirlo innanzitutto. Ecco perché l'orazione di questa messa, l'orazione di questa messa parla proprio e domanda che per i meriti di San Rocco il tuo popolo, Signore, sia reso immune da ogni pericolo, da ogni contagio dell'anima e del corpo. Ci sono le malattie perniciose di cui chiedere la guarigione. E ci sono le malattie dell'anima, altrettanto se non più pericolose, per cui chiedere di essere liberati. E mentre domandiamo questa grande guarigione dell'anima e del corpo, perché tutto salva con il Signore Gesù Cristo, risorgeremo con il nostro corpo glorioso alla fine dei tempi. Mentre domandiamo questa guarigione dobbiamo solo per qualche istante considerare la vita di San Rocco. Gli morirono il padre e la madre, lui di nobile famiglia. Gli storici dicono che studiava medicina e partì pellegrino, lasciò tutto. Come diverso l'atteggiamento di San Rocco da chi di fronte al dolore si ribella a Dio. Gli morì padre e madre e partì pellegrino a fare penitenza. Solo Dio resta, solo Dio è eterno. Vado a domandare la sua grazia, come diverso l'atteggiamento di un cristiano, vero come San Rocco, da quello di oggi. Siccome il Signore non ha preservato la mia casa dal dolore, io in chiesa non ci vado più. Quanta gente ha bisogno di così. Padre Marco, padre pellegrino, fare penitenza. Non diremo, ma che penitenza vuoi fare, Rocco? Domando perdono dei miei peccati, domando la grazia. Impariamo solo da questo cos'è il cristianesimo. Basterebbe considerare questo oggi. La croce la si abbraccia con Gesù Cristo, non la si fugge con protesta nei confronti del Signore. Ma partito pellegrino, penitente, trovò già la peste, partendo da Montpellier, la ritrovò in tutto il suo percorso. Ritardò addirittura l'arrivo a Roma, si fermò da Copendente, poi entrò a Roma, curò i malati a Roma per 3 anni, contraendo anche lui la malattia. Non sono cose così lontane in questi giorni, queste cose. Consideriamo cosa bisogna fare di fronte al pericolo, stare con Cristo, vivere la fede e la carità. Come diverso l'atteggiamento dei santi dal nostro. Dal nostro fuggi da ogni pericolo senza salvare nulla. E poi, soccorso da un angelo, guarito per grazia del Signore, sfamato da questo cane che portava un pane ogni giorno, rubato al suo padrone contato, che poi domandò a sua volta di essere discepolo di San Rocco, ma San Rocco non lo accettò.
rivelò la sua identità, accettando e cercando quella sofferenza, la sofferenza più terribile, perché essere preso per un malfattore è la cosa peggiore che possa succedere. Rifiutato, reietto, scacciato, incarcerato. E fratelli, se c'è una cosa che tanto troppo il mondo cattolico oggi punge, è questo tipo di sofferenza. Non si vuole più soffrire per la fede, si vuole piacere a tutti, si vuole essere applauditi dal mondo, e così si è perso il cattolicesimo, si è perso la fede in gran parte anche della Chiesa. I santi erano abituati alla grande tradizione e sapevano che se tu obbedisci a Gesù Cristo sei rifiutato. Sentiamo le parole di nostro Signore, le conosciamo a memoria. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quando uno è di Gesù Cristo è rifiutato dal mondo, perché il mondo ha già rifiutato Cristo. Venne fra la sua gente, dice San Giovanni, parlando di nostro Signore, e i suoi non l'hanno accolto, e noi pretenderemo di essere accolti e accolti dal mondo. Questa cosa, vedete, non è secondaria, è l'anima del cristianesimo. Se uno vuole essere cristiano per ottenere successo, vada già a casa, è inutile farlo. Perché se sei di Cristo devi accettare il rifiuto, e questo rifiuto in San Rocco non è neanche nobile. Un conto è morire ufficialmente per la fede. Lui fu perseguitato per la fede, ma dissero che era una spia, quindi l'hanno infangato, l'hanno calunniato. C'è dolore più grande, c'è vergogna e umiliazione più grande, e questo ha patito. Per questo è santo, perché ha abbracciato questa sofferenza per amore di Cristo. Signore, tu che sei stato rifiutato, dammi la grazia di accettare il rifiuto del mondo su di me. Domandiamo allora, tra tutte le grazie di guarigione, quella di guarire proprio su questo punto. Non cerchiamo l'applauso del mondo, non cerchiamo il riconoscimento neanche di quelli di casa nostra. Viviamo per Gesù Cristo. Tra l'altro il mondo cattolico ha formato una civiltà così. In passato si erano abituati a fare bene senza essere riconosciuti. Oggi che tutti vogliono essere riconosciuti nel popolo di bene che fanno, si staccano subito dal fare bene, no? Perché appena fai una cosa buona, non è che gli altri applaudono, no? Nel migliore dei casi dicono, avrà qualche interesse se l'ha fatto, no? E invece mi ha fatto con totale disinteresse. Dove nasce questo disinteresse? Nasce dal cristianesimo, nasce da quell'accettare addirittura il rifiuto del mondo. Che il Signore ci aiuti a vivere così ad essere cattolici, che la Madonna ci assista, che San Rocco e tutti i santi intercedano per noi. Ne vediamo dopo il canto del Credo, la regina di San Rocco, di breve dirlo, che è relica autentica. Nel 98 ci fu consegnata dall'arcicofraternita di Venezia, voi sapete che il corpo di San Rocco, quando fu riconosciuto innocente, fu portato a Venezia e custodito là. La reliquia che noi veneriamo è vero corpo